Comics, secondo capitolo di Vecchio Occhio di Falco, serie che giunge qui al termine in questo secondo volume Panini Comics di Ethan Sachs, Marco Checchetto, con la partecipazione straordinaria e, ahimè, vi faccio uno spoiler, non proprio all'altezza di Ibrahim Robertson e Francesco Mobili ai disegni. Vi abbiamo già parlato, vi ho già parlato di Vecchio Occhio di Falco, volume 1. Questo volume 2 conclude la storia. Abbiamo visto Clint nel mondo delle Wasteland, delle terre desolate, delle lande desolate, in cui è ambientato Vecchio Logan, mitica storia di Mark Millar e Steve McNiven, impegnato in questo prequel, ovvero in quando nel periodo in cui Occhio di Falco, unico o tra i pochissimi sopravvissuti degli Avengers, in un mondo in cui i malvagi si sono organizzati, hanno vinto e hanno fatto fuori quasi tutti gli eroi, appunto è stato risparmiato, no? Clint è stato risparmiato per ragioni non proprio apprezzabili da parte sua, ovvero è stato risparmiato perché, come spesso succede, è considerato il più debole dei Vendicatori, e quindi chi se ne frega, ti lasciamo pur vivere. E Clint si rende conto che sta per perdere la vista e cerca vendetta nei confronti di chi ha tradito, ovvero i Thunderbolts, che sono appunto stati causa fondamentale scatenante della morte della sua squadra di Avengers. Il primo capitolo mi aveva colpito per la capacità di Sex di utilizzare il personaggio e in generale il mondo delle Wasteland in maniera estremamente divertente per raccontare una storia diversa nei toni, nelle atmosfere da Vecchio Logan, che era estremamente tragica, molto cupa, mentre qui c'è lo stesso concetto di base ma trattato con molta più leggerezza, e si prosegue sugli stessi divertenti toni, nel senso che Clint appunto ha incontrato Kate Bishop, l'altra Occhio di Falco, e i due hanno un po' rimesso in piedi il loro sodalizio, reso iconico dalle storie di Matt Fraction e David Aja, e adesso sono a caccia di altri dei membri dei Thunderbolts che gli mancano per portare a termine la loro vendetta. Esattamente come nel primo volume, siamo di fronte a un'opera di totale e assoluto divertimento, e quindi prosegue la sfida tra questi due cecchini con l'altro uomo dalla mira infallibile, quello malvagio, ovvero Bullseye, che li insegue. Proseguono le comparsate con questo meraviglioso soldato d'inverno, per esempio, in versione totalmente malvagia, che vediamo sfidare Bullseye, appunto. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Proseguono i prequel, perché qui si racconta effettivamente, ci viene mostrata la caduta degli eroi che avrebbe dato vita alle Wasteland. Proseguono gli scontri. Ecco, se Sex sa fare una cosa è gestire uno scontro tra persone con superpoteri e utilizzare, eccolo qua, il soldato d'inverno che mette in crisi Bullseye, e utilizzare queste versioni distorte ma estremamente riconoscibili degli eroi e dei criminali in maniera intelligente e soprattutto intrattenitiva. Il resto lo fa Checchetto perché, diciamolo, è uno dei migliori disegnatori attualmente in forza alla Marvel. Spettacolare, dinamico, con una scelta delle posture delle figure umane veramente notevoli, perfettamente a suo agio con questo mondo polveroso, un po' alla Mad Max, sottolineato da questi colori diafani che sembrano quasi raccontarci della cecità, no? di Occhio di Falco, come se la perdita della sua vista fosse in qualche modo simboleggiata dalla perdita dei colori, che poi in realtà poi tornano ad esplodere quando lo spettacolo lo richiede, di questo mondo. Cosa succede però a un certo punto? Succede che non ci sono più le matite di Checchetto, e negli ultimi due capitoli di questa storia la qualità cala. Tra l'altro sarà un caso, e sicuramente lo sarà,
Ma è più probabile che la natura del fumetto sottolinei, insomma, una delle sue peculiarità. Sembra che persino Sex scriva peggio nelle ultime due, le ultime due parti di questo volumetto. Ed è un peccato perché sono quelle conclusive, insomma, la lettura è molto divertente, ma lascia un po' con l'amaro in bocca. O almeno ha lasciato me con l'amaro in bocca, forse per pignoleria totale. Però davvero. La narrazione di Robertson e di Mobili non regge il confronto in termini visivi, in termini proprio di narrazione per immagini, con la spettacolarità e la regia della pagina di Checchetto. E i dialoghi di Sex mi sembra quasi che diventino molto più banali. Forse è un'impressione mia. Secondo me, davvero, è il fumetto che esprime tutto il suo potere, di narrazione per immagini. Peccato, peccato perché. Vecchio Occhio di Falco è una bella idea, è un modo intelligente, divertente, intrattenitivo per sfruttare un mondo che fu creato tanti anni fa in casa Marvel, questo universo parallelo da cui è provenuto Vecchio Logan, e a tutti gli effetti questo è un bel volumetto, ripeto, anche soltanto per farvi gli occhi con le tavole di Checchetto vale la pena. E peccato per questa chiusura, ecco, non esattamente all'altezza. Non vedo l'ora, devo essere onesto, di rivedere Sex alle prese con il mondo delle wasteland, delle lande desolate, delle terre desolate, con Old Man Quill, quindi con boh, forse sarà vecchio Quill o vecchio Star-Lord in Italia, perché comunque sia mi sono divertito parecchio con Vecchio Occhio di Falco, soprattutto perché Sex fa una cosa molto intelligente. Riprende in qualche modo il rapporto di Clint Barton e Kate Bishop, che appunto è stato reso leggendario dalle star di Mad Fraction, e lo inserisce all'interno di un volumetto diverso, di un mondo diverso. In questo modo, questa storia, soprattutto in questa seconda parte, mette insieme due belle, bellissime versioni di Clint Barton, quella che per un po' è stata canonica, gestita da Matt Fraction, e quella, creata da Millar e Steve McNiven in Vecchio Logan. C'è da divertirsi, c'è da ridere, c'è anche un po' da, restare parzialmente, molto parzialmente delusi sul finale, con questo volumetto che comunque è un gran bell'acquisto se siete fan di Occhio di Falco, oppure se siete fan di Vecchio Logan, probabilmente vi divertirete. Buona lettura, pertanto! Iscrivetevi al canale, seguite le nostre video recensioni e see you, Pet Comics!